Ben ritrovati, buon weekend a tutti con l'Italia che non va. C'è il 17esimo sabato di proteste dei No Green Pass accanto a Novax, insomma tutte le persone che vanno contro alle decisioni del governo, in modo particolare del Viminale che ha vietato di scendere in piazza con cortei, ma c'è stato questo tantam su Telegram in molte città, da Milano a Roma, a Torino, a Trieste, per aggirare questi ostacoli, per far sì che le mobilitazioni avvengano ancora. E andiamo a vedere proprio la situazione in tempo reale in queste città. Nel frattempo si cerca di combattere questa quarta ondata che è arrivata nel nostro paese. Anche ieri l'IS ha dato dei numeri che insomma sono proprio lo specchio di quella che è la situazione reale nelle città, aumentata ovunque in tutte le regioni d'Italia la percentuale di contagiosità, l'indice di trasmissibilità, sono aumentati d'altronde anche i ricoveri, ma per fortuna contenuti nelle terapie intensive, se non per coloro che non hanno accettato di farsi vaccinare. Ed è partita appunto questa corsa alla terza dose, la cosiddetta dose booster, che porterà dal 1 dicembre poi a vaccinarsi dai 40 anni in su. Allora vediamo tutto questo andando proprio a vedere sul Corriere, per esempio, le indicazioni sulla terza dose, dose aggiuntiva che è prevista per le persone immunocompromesse a partire da 28 giorni dal completamento del ciclo vaccinale. Viene somministrata una dose di Pfizer o di Moderna per chi ha contratto il Covid. Il ciclo vaccinale è considerato completo dopo la dose unica eseguita entro 12 mesi dall'infezione. Il richiamo detto booster è previsto a partire da 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale e consiste nella somministrazione di una dose di Pfizer o mezza di Moderna e riguarda una serie di soggetti. Chi ha dai 60 anni in su, gli ospiti delle case di riposo, gli operatori sanitari e sociosanitari, i maggiorenni con grande fragilità, patologie concomitanti e preesistenti, chi ha ricevuto il vaccino monodose Johnson & Johnson, le persone nella fascia di età tra i 40 e i 59 anni, ma solo dal 1 dicembre 2021. Tra poco vedremo anche questa scheda, perché adesso vi voglio far vedere proprio la situazione in tempo reale che arriva da Milano, dove è in corso questa manifestazione No Green Pass, e c'è anche un illustre ospite, Robert Kennedy Jr., figlio del compianto presidente degli Stati Uniti. Sul Corriere e sugli altri siti vedete qui la diretta video e mostra proprio la gente che in questo momento è lì all'Arco della Pace di Milano per assistere appunto a questa a questo monologo, perché poi si tratta di un monologo da parte di Robert Kennedy. Vedremo poi anche le altre città come stanno andando. Sentiamo solo uno stralcio. Hanno preso tutti i loro studi sui 6 mesi e li hanno dati alla FDA. The most important table is the table that tells you all cause mortality. How many people died in the vaccine group? How many died in the placebo group during that 6-month period? That table is called S4. You can all look it up. Hanno mostrato questa tabella. La tabella più importante è quella delle morti totali per tutte le cause. Quindi i morti. Sorry, I'm lost. S4. C'è un problema di traduzione. Allora, quanti morti nel gruppo del placebo e quanti morti nel gruppo che hanno preso il vaccino? Here's what the numbers say. And if there were 22,000 people in the vaccine group, over 6 months, one died from COVID. Nel gruppo che ha preso il vaccino erano 22,000 e nei 6 mesi è morto uno. In the placebo group, the control group, there were 22,000 people, two died from COVID in 6 months. Sempre nei 6 mesi nel gruppo che aveva preso il placebo, sono morti sempre su 22,000 persone, sono morti 2 persone di COVID. So that allowed Pfizer to tell the American public that the vaccine is 100% effective. Because two
is 100% of what? E questo dà diritto alla Pfizer di dire alle persone che questo vaccino è sicuro al 100% perché 2 sarebbe 100% di 1? Most Americans and most Italians, when they hear that the vaccine is 100% effective, what they think is that if I take the vaccine, I have a 100% chance of not dying from COVID. Tutte le persone in Italia, in America, quando sentono dire che il vaccino è sicuro al 100%, capiscono che se mi faccio il vaccino io non prenderò mai il COVID. That's not what it means. What it means is they have to give 22,000 vaccines to protect one person from dying from COVID. No, non è questo significato. La verità è che devono dare il vaccino a 22,000 persone per prevenirne una da morte, per prevenire una morte. What that means is they better make sure that the vaccine itself does not kill one person even. Because if it kills one person, then you cancel out the entire benefit. E quindi vuol dire che devono assolutamente sincerarsi che questo vaccino non uccida nessuno, altrimenti tutta la loro pianificazione va a cadere. Lasciamolo un attimo, Robert Kennedy, anche perché vabbè, poi bisogna anche vedere l'altra parte. Ha detto, per esempio, molte persone credono che vaccinandosi si possa prevenire la morte. In realtà si possa non contagiare, ha detto così. In realtà si evita di andare nelle terapie intensive, si evitano le forme più gravi con il vaccino, ma l'hanno sempre detto anche tutti i virologi e tutti gli specialisti che non è che siamo preservati, non è che viviamo sotto una campana di vetro, c'è comunque la possibilità per tutti di contagiarci, ed è per questo che è importante alzare l'immunità attraverso la terza dose di vaccino. E lo vediamo anche, adesso carichiamo anche Repubblica, che oltre a questa vicenda, sulla quale poi torneremo magari perché è un altro caso di Italia che non va, inchiesta della bimba nata con maternità surrogata e poi abbandonata a Novara, anche qui ovviamente c'è tutto lo spazio riservato al clima, migliorare gli impegni per il taglio delle emissioni al 2022, e poi tutta la parte politica, compreso anche il virus dell'insicurezza degli italiani, ed è questo virus dell'insicurezza che, dice Repubblica, porta gli italiani a aggrapparsi a Draghi. Questa è una visione ovviamente delle cose. La maternità surrogata, con la coppia che abbandona in Ucraina la figlia di 15 mesi, bimba arrivata in Italia affidata a una famiglia piemontese, è anche sulla stampa. E poi anche qui tutta la parte relativa al COVID. E dicevamo prima di questi vaccini, o meglio, Robert Kennedy diceva di questi vaccini, ma quanto dura davvero la protezione dei vaccini anti-Covid? È un tema sul quale la scienza si sta interrogando, ma ovviamente lo vive come noi, giorno per giorno, perché i primi vaccinati sono stati sottoposti appunto a iniezione all'inizio dell'anno, a gennaio, e stiamo parlando dei sanitari, delle persone comunque nell'ambito del soccorso, di persone comunque fragili, delle case di riposo. E adesso si scopre a distanza di mesi che perde un po' di efficacia dopo i 6 mesi. Lo si è scoperto all'inizio in Israele e poi anche in Gran Bretagna, perché sono aumentati anche lì i contagi, e adesso anche in Italia. Per questo bisogna accelerare sulla terza dose, ma sicuramente nessuno ha delle certezze, bisogna viverle giorno per giorno. Allora è per questo che il governo giorno per giorno cerca di calibrare anche i Green Pass, che questi signori contestano in piazza proprio in questi minuti, anche oggi pomeriggio, sabato in cui vi stiamo parlando. E il piano del governo è di una durata del Green Pass che potrebbe tornare di 9 mesi, non basterà un tampone, anche perché poi ci sono tamponi e tamponi. Il tampone rapido si è scoperto avere una percentuale d'errore che può arrivare addirittura al 30%. Allora, per salvare il Natale, per non farlo più come l'anno scorso, in pratica barricati in casa senza la possibilità di vedere i parenti o comunque in minima parte e distanziati, ci sono delle nuove regole per i cambi colore, e l'obiettivo è accelerare le terze dosi e non solo.
quindi un Green Pass a prova di contagio da concedere solo a guariti e vaccinati e con una durata ridotta da 12 a 9 mesi per spingere proprio gli italiani a correre prima possibile verso la terza dose, magari semplificando la vita a chi deve farla senza l'obbligo di prenotazioni e chiamando in causa medici di famiglia e farmacisti per convincere i dubbiosi. Se guardiamo anche qui l'ANSA alla procura che apre un fascicolo sul caso della bimba ucraina e poi ancora sotto il sabato d'allerta per i cortei Novax in piazza a Milano e Roma con il ministro dell'interno Lamorgese che ha rivolto l'invito a chi scenderà in piazza a far prevalere il senso civico. Stop ai cortei in piazza Duomo a Milano nel centro storico di Napoli, a Roma Plimiz, piazza del Popolo e la zona dei palazzi istituzionali. A Padova volevano aggirare il tutto con una sfilata di auto, ma anche qui è arrivato lo stop da parte del Viminale. Vedete anche qui sulle chat di Telegram rimbalzano le chiamate a scendere in piazza per disobbedire al divieto di manifestare. I comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza sono stati chiamati a individuare le specifiche aree della città di particolare interesse per l'ordinato svolgimento della vita della comunità da interdire temporaneamente. Quindi, ricapitolando, manifestare è possibile, ma con le modalità che ha emanato attraverso la direttiva mercoledì il ministro dell'interno Lamorgese. Modalità che non vadano a danneggiare ulteriormente le attività economiche di tutti i commercianti. Sapete che Confcommercio ha già alzato la voce perché non è possibile per 17 sabati consecutivi che queste persone scendano in piazza e che limitino la libertà degli altri cittadini e anche, soprattutto adesso che si andrà verso lo shopping natalizio, la possibilità di fare acquisti ai cittadini e quindi i commercianti risulteranno nuovamente danneggiati. Deve prevalere il senso civico. Purtroppo in queste persone che vanno in piazza, no pass, no green pass, abbiamo visto già più volte nelle passate settimane che il senso civico prevale davvero poco. E allora vedete qui Milano, iniziativa del guru Novax Robert Kennedy Jr., figlio di Bob, con la Confcommercio che teme perdite fino a 4 milioni. Il prefetto ha sposato la linea dura, vietando nei prefestivi e festivi e poi tutti i giorni dal 25 novembre al 9 gennaio l'area di Piazza Duomo e Corso Vittorio Emanuele, dove saranno allestiti i mercatini di Natale. Poi ci sono anche tante altre notizie che arrivano, per esempio c'è un bel esempio da parte di questa donna a 101 anni, è andata all'AS di Bari a ricevere la terza dose oggi, a fronte di tanta gente che invece decide ancora di non vaccinarsi. C'è chi crede veramente in questi vaccini ed ecco qui appunto questa nonnina, ve la facciamo vedere perché questa nonnina è un esempio, la signora Maria Stramaglia, classe 1920, stamane si è recata diligentemente al lab, alla Fiera del Levante per ricevere la sua dose di richiamo. Ci sono tanti altri esempi che purtroppo non sono positivi. Per esempio, guardate qui, Green Pass revocato mandato d'assessore Novax nel Cremonese, è sindaco di Casalmaggiore, non può svolgere l'incarico con efficacia. Non essendo vaccinato, non sottoponendosi al tampone, ha spiegato il primo cittadino Filippo Bongiovanni della Lega, non può svolgere con efficacia e puntualità il suo compito. E dall'altra parte l'ex assessore si dice contrario, dice di essere discriminato, appunto parla di ricatto discriminante. Vediamo qui adesso sul TGCOM 24 questa tabella che ci indica proprio dopo 6 mesi la protezione del contagio che cala al 50%. C'è questo report che dovrebbe far capire a questa gente che va in piazza, che molto spesso lo fa anche usando violenza, non è il caso di oggi, però abbiamo visto nei passati sabati, che se ci sono dei provvedimenti ancora che ci limitano, vedi il Green Pass, oppure questa terza dose di vaccini che comunque non è assolutamente obbligatoria, è perché è stata registrata una forte diminuzione dell'efficacia vaccinale dopo 6 mesi dal completamento appunto del ciclo vaccinale. In generale su tutta la popolazione l'efficacia vaccinale passa dal 76% nei vaccinati con ciclo completo entro i 6 mesi rispetto ai non vaccinati al 50% nei vaccinati con ciclo completo oltre i 6 mesi rispetto ai non vaccinati. Nel caso di malattia severa la differenza tra vaccinati con ciclo completo da oltre e da meno di 6 mesi risulta comunque minore.
ma comunque è necessario, dicevamo prima, sottoporsi a questa terza dose. Vedete qui anche l'IS, lo dice SkyTG24, rapporto epidemia Covid-19 dell'IS, rileva che i ricoveri delle persone non vaccinate sono 7 volte più alti rispetto a chi è vaccinato da meno di 6 mesi, da chi è vaccinato da meno di 6 mesi, e questo è un numero, insomma, che dovrebbe far capire a tante persone che è importante sottoporsi a questa dose booster, così è soprannominata. Vedete anche qui Rai News 24 con il virologo Rasi, dice: la terza dose potrebbe essere l'ultima, l'importante è vaccinare i bambini. Ma anche su questo apriamo un capitolo, insomma, che è sempre oggetto di discussione da parte dei genitori, soprattutto le mamme, che sono molto agguerrite sul fatto di poter vaccinare questi bimbi dai 5-11 anni, anche se non è ancora arrivata l'autorizzazione, lo ripetiamo sempre, da parte dell'EMA per poterli vaccinare. Comunque sia Pfizer che Moderna hanno già dei vaccini pronti anche per questi bimbi, anche perché si è visto che, insomma, l'impennata di contagi che c'è stata nell'ultima settimana in modo particolare arriva proprio dai bambini nella fascia delle scuole elementari. Ancor peggio fa la Germania, vedete qui, in Germania oltre 50.000 casi in 24 ore con l'esercito che mobilita fino a 12.000 soldati, tant'è che oggi la cancelliera uscente Merkel ha fatto un nuovo appello affinché si arrivi presto a completare il ciclo della terza vaccinazione. E fra l'altro da oggi i test per il coronavirus ritornano gratuiti per tutti in Germania, appunto dopo la ripresa dei contagi che hanno raggiunto livelli record e minacciano la tenuta del sistema sanitario. Io adesso vi faccio vedere anche una parte che si riferisce a quello che ha spiegato ieri il professor Rezza. Il professor Rezza, che ricordiamo è il direttore generale della prevenzione sanitaria presso il Ministero della Salute, e dice che l'RT è salito in questa settimana sopra l'1 e la trasmissibilità è piuttosto alta ed è una situazione quindi da seguire, da monitorare con particolare attenzione. Sì, in termini di occupazione di posti ospedalieri, quindi sia di area media che di terapia intensiva, siamo ancora fortunatamente nella gran parte delle regioni a livello nazionale ben al di sotto della soglia critica. L'RT però è piuttosto elevato, siamo sopra 1, siamo addirittura 1,2 all'incirca, quindi naturalmente credo che questo è un segnale abbastanza chiaro che il virus circola, c'è ancora una trasmissibilità piuttosto alta dell'infezione. Il virus circola, ha detto il professor Rezza, e beh, ce ne accorgiamo anche noi ormai tutti i giorni. Torniamo intanto qui a vedere questa manifestazione dei No Green Pass dell'Arco della Pace di Milano, manifestazioni in corso anche oggi sabato, ripetiamo, anche a Roma, a Torino le manifestazioni principali, ma Milano vedete che è qui presente anche Robert Kennedy Jr. che porta le sue posizioni No Vax. In the vaccine group. Tempo per architettare come non far capelare che questo virus, questo coronavirus, era un virus di laboratorio. And they talk about how to lock down the population, how to force them to take experimental vaccines, how to make sure that black people don't start resisting, because in our country blacks are very suspicious of the medical establishment and they were deeply concerned about that resistance. E inoltre si sono più che altro preoccupati di come esercitare, come approntare questi lockdown, come togliere diritti e come far sì che la popolazione nera non degli Stati Uniti d'America non sopponesse, perché loro storicamente sono molto diffidenti verso le case farmaceutiche e questi trattamenti. And when I researched my book, what I learned was that this event, Event 201, was not a one-time occurrence. We found 20 separate pandemic simulations beginning in 2000. Quando ho fatto ricerca per scrivere il mio libro, ho scoperto che questo evento 201 non è stato un singolo evento, ma ne ho trovati molti altri. And
officials participated in every one of those pandemic simulations. E chiaramente erano i registi erano Tony Fauci, Bill Gates e altri dirigenti della CIA. La CIA scriveva il copione e loro lo mettevano in atto. And they involved hundreds of thousands of people. They were conducted secretly. They used frontline workers and they were training police and hospital systems and utilities in Europe, in Italy, in Germany, in Canada, Australia, all at the same time to do a response to a pandemic. But it was not a public health response. It was a response to use the pandemic for something else. E in molti paesi, Canada, Italia, Stati Uniti, molti altri paesi simultaneamente hanno messo in atto questi eventi ripetutamente in cui impiegavano centinaia di migliaia di lavoratori, first responders, sanitari, poliziotti e il fine ultimo non era un fine, una preoccupazione di salute, ma era qualcos'altro. So they practice again and again and again how to use the pandemic as a pretext for imposing totalitarian controls and for obliterating liberal democracy across the planet. Così hanno usato questa pandemia per come uno strumento per imporre un totalitarismo che cancellasse tutti i diritti democratici. E così abbiamo sentito questa posizione anche di Robert Kennedy da Milano. Prima di chiudere, dicevamo, vogliamo tornare un attimo a farvi vedere che cosa cambia con questa, ecco qui, No Green Pass ancora di nuovo in piazza, ci stanno mostrando fanpage, la pagina di fanpage. Con il monitoraggio dell'ISS, abbiamo detto, aumentano anche i ricoveri in tutte le regioni, si è passati a rischio moderato. Vediamo qui anche Open, il giornale di Enrico Mentana, Green Pass obbligatorio per i bambini e zone rosse, il piano del governo per salvare il Natale. Rispetto a un anno fa, l'andamento della pandemia non allarma sul fronte ospedaliero, ma l'aumento dei contagi nelle ultime due settimane spinge il governo a non escludere nuove restrizioni anche locali. Un po' questa la linea che si vuole seguire. Allora, dicevamo, abbiamo visto il professor Rezza, vediamo adesso il professor Brusaferro, che comunque ci dice che la situazione, appunto, ce lo conferma, in Italia è migliore rispetto al resto dell'Unione Europea. Le curve, come sempre, ci mostrano in qualche modo l'andamento nei vari paesi e vedete che sostanzialmente il nostro paese è in crescita, anche se in crescita relativamente più contenuta rispetto all'andamento in altri paesi. La situazione però mostra con chiara evidenza come il sistema europeo la circolazione sia in netto aumento. Guardando il dato italiano, questo è il quadro generale che proiettiamo settimanalmente, mostra, sebbene nella parte ombreggiata i dati siano ancora da confermare, mostra come ci sia chiaramente una aumentata circolazione. Eh sì, di questo dobbiamo prenderne atto. L'aumentata circolazione c'è e d'altronde l'abbiamo vista bene anche sui quotidiani e oltre al sabato di allerta per i cortei Novax a Milano e a Roma, vedete qui No Green Pass ed Estra Romana con le relazioni pericolose, soprattutto l'ANSA e i quotidiani oggi puntano l'indice sulle scuole, perché nelle scuole non sono stati fatti interventi strutturali. È importante gestire i flussi di persone in entrata e in uscita, dice Guido Rasi, che è il microbiologo consulente del commissario dell'emergenza Francesco Paolo Figliuolo. E il problema, appunto, è intervenire non tanto nella classe, ma nel momento in cui si gestiscono i flussi delle persone. C'è la replica del presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Antonello Giannelli: per la morfologia degli istituti scolastici di più non si poteva fare dal punto di vista degli scaglionamenti all'ingresso e all'uscita, per evitare assembramenti è necessario avere tanti accessi, ma la maggior parte delle scuole ne ha uno, al massimo due. Scaglionare in due orari 1000 alunni non risolve molto, dopodiché abbiamo sempre fatto raccomandazioni a studenti e genitori. Questo perché, come dicevo prima, abbiamo visto da monitoraggio anche prima di questa settimana dell'ISS che l'aumento dei contagi è dovuto soprattutto a questo aumento nella fascia dai 6 agli 11 anni, dove poi presto dovrebbe arrivare anche questo vaccino.
e lo spiega bene anche poi questa disamina che viene fatta da TGCOM 24 con tutti i colori che potrebbero cambiare, e presto, appunto, se si segue questo trend si potrebbe arrivare in alcune regioni alla zona gialla. E vedete qui, anche qui, Green Pass nuovo sabato di Cortei, nessun blocco, Novax fuori dal centro, col ministro Lamorgese, ministro dell'interno, che dice niente forzature, 16° sabato di proteste consecutive. E direi che, insomma, di proteste ce ne sono state tante, forse di contagi ce ne sono stati troppi, grazie anche a questi assembramenti e grazie anche a tutte queste persone senza mascherina, soprattutto a Trieste, che adesso sta vivendo delle ore difficili con terapie intensive che sono sature, e l'abbiamo mostrato anche nelle altre nostre rubriche informative. Insomma, un po' più di oculatezza anziché spregiudicatezza nel modo di intendere anche le proteste che ci stanno, anche le manifestazioni ci stanno, avrebbe potuto evitare tanti contagi, e purtroppo oggi questi contagi ci sono, ed è per questo che molte città, a partire da Trieste e dal nord-est, stanno affrontando una nuova emergenza per la quarta volta. Ecco, se vogliamo evitare di tornare ai livelli di un anno fa, siamo ancora in tempo, ma i prossimi 15 giorni potrebbero essere davvero decisivi, ci dicono tutti gli esperti in materia. Poi sta a voi sentire o il figlio di Robert Kennedy da Milano, che avete sentito porta tutti i suoi complotti con CIA e non solo, per arrivare a stanare chi ha deciso di un giorno far girare questo virus nel mondo. Ma non è quello il problema, adesso il problema è arginarlo con dei comportamenti consapevoli, più consapevoli rispetto a quelli che abbiamo visto in piazza in queste ultime settimane. Ed eccoci qui ancora, come ogni sabato, a dover commentare nuovamente questo sabato di proteste, fortunatamente questa volta senza violenza. È già un passo avanti, però cerchiamo di farne qualcuno in più. Grazie per essere stati con noi, e ancora buon weekend dall'Italia che non va.